Dunque, allora parleremo delle diverse patologie che colpiscono gli anziani, dei diversi trattamenti, delle diverse forme di demenza e quali sono i differenti quadri clinici. L'eziologia della demenza distingue le demenze primarie in le cui cause, diciamo, sono ignote, come la demenza di Alzheimer, e le distingue dalla demenza secondaria provocate da cause specifiche. Se si considerano le zone del cervello colpite dalla degenerazione, si possono individuare le demenze corticali, come la demenza di Alzheimer, e frontotemporali, che colpiscono la corteccia cerebrale, e le demenze sottocorticali che interessano i nuclei sottostanti la corteccia, ad esempio la demenza a corpi di Lewy. Le demenze vascolari sono demenze secondarie provocate da un danno cerebrale prodotto da cause specifiche come l'infarto, l'ictus o l'emorragia cerebrale. Quali sono i diversi trattamenti? Lo scopo di questi trattamenti, lo scopo, insomma, sono quelli di attivare le diverse abilità cognitive. Altri trattamenti si prefiggono di modificare determinati specifici comportamenti. Altri ancora di supportare il paziente nelle attività quotidiane, stimolandone l'autonomia. A proposito dell'Alzheimer, noi dobbiamo dire che l'Alzheimer presenta, diciamo, tre stadi, per così dire. Uno stadio che può essere considerato precoce, caratterizzato da lieve disorientamento spaziale e temporale, e la memoria a breve termine è debole. In questo stadio precoce c'è una consapevolezza della facoltà, insomma, diciamo, la persona è ancora vigile, ancora attenta, e si può sviluppare nell'anziano fragile un senso di ansia e di depressione. Nello stadio intermedio c'è un peggioramento delle capacità di orientamento spazio-temporale, c'è una fatica a memorizzare i concetti e il materiale nuovo, e peggiora la memoria autobiografica. Nello stadio terminale, invece, allora, nello stadio terminale, chiudiamo un attimo questi messaggi inutili, il paziente diventa completamente dipendente dagli altri. L'assistenza continua deve essere appunto continua, perché sono compromesse le funzioni del linguaggio, la produzione e la comprensione del linguaggio. La demenza frontotemporale, come la malattia di Pick, è una malattia progressiva, si assiste questa malattia al declino precoce delle funzioni del linguaggio e il conseguente deterioramento della condotta personale. La malattia dura dai 2 ai 17 anni, quindi insomma ha un lungo decorso. Ci possono essere tre stadi: c'è uno stadio iniziale caratterizzato da un'alterazione dell'umore, da comportamenti instabili, da apatia, da euforia spropositata, da inibizione e da iperfagia, no? Quindi eccessivo senso di fame. In uno stadio intermedio, difficoltà di orientamento nel tempo, scarsa igiene personale, disturbi del linguaggio, difficoltà nel ragionamento astratto. In uno stadio terminale c'è un estremo deperimento fisico considerevole, rigidità motoria e mutismo. La demenza a corpi di Lewin è più ricorrente negli uomini ed è caratterizzata da allucinazioni visive e deliri, decadimento cognitivo, disturbi dell'attenzione
e anche i sintomi, sono presenti anche i sintomi del Parkinson. La diagnosi comporta almeno due caratteristiche, cioè una variazione importante dello stato di coscienza dell'attenzione, allucinazioni visive ricorrenti, caratteristiche motorie della malattia di Parkinson. Non ci siamo poco raffreddati, vabbè. Il decorso severo e rapido della malattia dura da 1 ai 5 anni. Le demenze vascolari sono provocate da un danno cerebrale, un decadimento cognitivo, demenze eterogenee, esordio brusco improvviso e problemi di ragionamento astratto nelle capacità di formulare i concetti. Il paziente inoltre è inconsapevole dei problemi che riguardano la malattia, quindi c'è anche una minore ansia e depressione. Vediamo un po' i trattamenti. Allora, dicevamo dei trattamenti e bisogna sottolineare che le demenze primarie sono di natura progressiva e degenerativa. Pertanto diciamo che è possibile effettuare un trattamento farmacologico. I farmaci di per sé rallentano il decadimento delle funzioni cognitive e di alcuni disturbi del comportamento. Tale deterioramento coinvolge alcune funzioni più di altre funzioni. È importante intervenire su quelle che sono ancora integre. Tra i diversi trattamenti, appunto, è opportuno attivare abilità cognitive e modificare determinati comportamenti. E la scelta del trattamento deve considerare il grado di deterioramento, le abilità compromesse, le capacità residue, gli obiettivi, quindi dipendono anche dai trattamenti che si adattano meglio e ogni tecnica possiede caratteristiche particolari. Vediamoli in dettaglio quali sono questi trattamenti. Il primo è la terapia di orientamento alla realtà, la cosiddetta ROT, è un intervento psicologico più diffuso per le persone con lieve e moderata demenza. Si utilizza una metodologia formale o informale, che informale si occupa i familiari e l'intera giornata, insomma, diciamo che coinvolge anche i familiari, occupa l'intera giornata, impegna appunto i familiari, occupa l'intera giornata, e quella formale che si svolge in un contesto ben definito con incontri prestabiliti di 45 minuti ciascuno. La ROT, che è la strategia dell'associazione della visualizzazione e della categorizzazione, è un'altra terapia, insomma, la terapia di orientamento alla realtà, sostanzialmente viene definita in questo modo. Poi c'è la terapia della reminiscenza, TR, che mira al recupero dei ricordi delle vicende personali del soggetto e si basa sul presupposto che nelle demenze la memoria a lungo termine venga compromessa negli stadi più avanzati della malattia. La metodologia impiegata di questo tipo di terapia è quella di lavorare a piccoli gruppi con incontri di 30-35 minuti a cadenza settimanale in un ambiente rassicurante e sereno. Tale terapia sfrutta alcune strategie per stimolare la memoria autobiografica, ad esempio proponendo tematiche che seguono l'ordine cronologico della vita della persona. Questo diciamo è uno degli esempi di questo tipo di terapia. Poi abbiamo un'altra terapia che è quella comportamentale, che ovviamente è riconducibile alla teoria comportamentista, che è un metodo efficace per intervenire sui disturbi del comportamento provocati dalle demenze. E il metodo consiste anche quindi nel modificare l'atteggiamento aggressivo, quindi i conseguenti comportamenti aggressivi, o magari anche quelli impulsivi o disinibiti di alcuni pazienti, per supportare il paziente nello svolgimento delle attività quotidiane e aumentare l'efficienza. Si applica invece un'altra terapia, che è quella occupazionale,
che si basa proprio sul presupposto che è opportuno mantenere, diciamo, ad un livello alto di autonomia il soggetto, più o meno alto, ovviamente sempre relativamente alto, e occupandolo con l'assegnazione di compiti che lo impegnino e lo stimolino. Servizi rivolti alle persone anziane sono numerosi ed essi perseguono finalità e obiettivi specifici, adattandosi alle differenze, alle differenti esigenze, insomma. E in particolare ricordiamo i servizi domiciliari che forniscono assistenza presso l'abitazione della persona che lo richiede, i servizi residenziali che forniscono assistenza 24 ore su 24 alle persone anziane all'interno della struttura dove risiedono, insomma, dove appunto le persone risiedono. E poi ci sono i servizi semi-residenziali, le cui prestazioni sono offerte all'interno della struttura, ma si esauriscono nel corso di una sola giornata o della notte.